Bacchus, darling. Ciao, sono Guglielmo. Oggi vi farò un gioco con tre carte e vi svelerò come vincere quasi sempre in un gioco a premi. Ho tre carte in questo caso, un re e due assi. Sì. Il tuo obiettivo è quello di trovare il re. Sì. Ok, quindi ora mescolo le carte. Pesca pure la carta che secondo te contiene il re senza guardarla. Adesso io ti mostro un asso. Sì. Vuoi cambiare la tua carta? No. 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 Preferisco di no. 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 Sì. Ok, mostra la carta. Oddio! In realtà la cosa migliore, statisticamente, sarebbe quella di cambiare. Perché? Inizialmente ogni carta avrà la stessa probabilità di nascondere il re di cuori. Scegliendo una carta a caso avremo una probabilità di un terzo di trovare il re e una probabilità pari a due terzi di pescare un asso. Adottiamo la strategia di cambiare carta. Nel caso in cui la nostra prima scelta ricada sul re, cosa che accadrà mediamente un terzo delle volte, il conduttore ci mostrerà uno degli altri due assi, che sarà eliminato dal gioco. Seguendo la strategia adottata, la nostra seconda scelta andrà a ricadere sull'asso rimanente, facendoci perdere il gioco. Nei due terzi dei casi, invece, la nostra prima scelta ricadrà su uno dei due assi. Il conduttore, quindi, ci svelerà l'unico asso rimanente e, seguendo la strategia di cambiare la nostra scelta iniziale, arriveremo così alla vittoria nel 67% dei casi. Lo stesso ragionamento si può ripetere nel caso in cui si adotti la strategia di non cambiare la carta, e in tal caso si vincerà soltanto un terzo delle volte. Questo è il problema di Monty Hall, dal nome del conduttore del gioco televisivo Let's Make a Deal. Nella forma originale il concorrente deve scegliere tra tre porte. Dietro una di queste c'è una macchina, dietro le altre delle capre. Quindi il conduttore, che conosce la disposizione dei premi, apre una porta che nasconde una capra e propone al concorrente di cambiare. In conclusione, il 67% delle volte conviene modificare la scelta iniziale per vincere il premio in palio. Ti faccio un altro problema invece. Conosci il gioco Affari Tuoi? Sì. Ok. Per chi non lo conoscesse, è un gioco a premi televisivo che parte con 20 giocatori, uno per ogni regione italiana, ciascuno in possesso di un pacco, il cui contenuto è segreto. Il giocatore prescelto come concorrente dovrà scegliere di volta in volta quale pacco eliminare. Inoltre gli può essere proposto di scambiare il proprio pacco con un altro di quelli rimasti in palio. Al termine del gioco il concorrente vince il contenuto della scatola in suo possesso. Supponiamo che partecipiate al gioco come concorrente e che siate rimasti con tre pacchi chiusi, compreso il vostro, corrispondenti ai premi di un centesimo, due centesimi e 500.000 euro. Quindi scegliete di aprire una scatola che risulta contenere il premio da un centesimo. A questo punto vi viene offerta la possibilità di cambiare il vostro pacco. Qual è la scelta più conveniente? Cambiare o rifiutare e andare avanti? La statistica dice che dovremmo cambiare. Esatto. Però io sarei il mio. Che cosa faresti? Io sarei il mio. Io pure a quel punto. Cambio. Tengo il mio. Vabbè. Terrei sempre il solito pacco. 50 e 50? Cambiare. Cambiare. Statisticamente, secondo le carte, è quella di cambiare. È uguale. A questo punto mi viene da pensare che per lo stesso motivo dovrei cambiare. Sì. Sbagliato. No, puoi cambiare, va bene. In realtà in questo caso è indifferente. Puoi cambiare o non cambiare, c'è il 50%. Nel gioco di Monty Hall con le tre carte, il conduttore, che conosce la disposizione dei premi, è sempre in grado di mostrare un'altra carta contenente un asso. Per questo motivo la probabilità che la carta scelta nasconda il re rimane invariata e pari a un terzo. Nel gioco Affari Tuoi, invece, è il concorrente che decide quale scatola aprire e quindi la probabilità che il suo pacco contenga il premio massimo cambia di volta in volta in base ai premi estratti.
Quindi, in conclusione, si ha una probabilità del 50% che la scatola scelta contenga il montepremi massimo ed è perciò indifferente a livello statistico scegliere di cambiare o meno.